A 10 anni dalla scomparsa di Gianluca Ciminiello, vittima innocente della criminalità, una cerimonia in sua memoria si è tenuta questo pomeriggio con il sindaco Luigi De Magistris presso l'Istituto Sauro Enrico Pascoli di Secondigliano. 31enne tatuatore, Gianluca fu ucciso per un'assurda vendetta. I colpevoli, dopo un lungo processo, sono stati assicurati alla giustizia ed il giovane rivive ancora nel ricordo di tanti ragazzi, anche grazie alla testimonianza della sorella, Susi Ciminiello, che da anni non smette di raccontare la vicenda affinché non accada più ad altri. Questo è un albero che probabilmente è stato troncato perché è diventato ingombrante, dava fastidio, un po' come la figura di Gianluca, no? Che è stato troncato perché ha dato fastidio a qualcuno. Però restano, come vedremo dopo, delle radici che siamo noi, siamo la sua famiglia, i suoi amici. Del bello non ne possiamo trovare, perché una morte non porta mai del bello. Però possiamo dare una piega diversa, un senso diverso, ricostruire dei percorsi attorno a quelle radici per raccontare ai giovani quello che è successo. Organizzata con il contributo di Libera, l'iniziativa è stata l'occasione per presentare la scultura Il sogno nel cassetto di Gianluca, realizzata da Maria Cammarota. In questa scuola già 2 anni fa abbiamo intitolato a lui la nostra palestra e oggi facciamo un altro evento importantissimo, scoprendo questo monumento che rimarrà a suo ricordo, ricavato da un tronco che era morto e a cui abbiamo ridato vita, così come Gianluca, che la cui vita è stata spezzata, ma le sue idee continueranno a camminare sulle gambe di tutti. Non si deve dimenticare la morte innocente di un ragazzo della nostra terra, Gianluca, un ragazzo pieno di vita, di passioni, che voleva fare una vita normale. E poi anche siamo qui per stare vicino a Susi, in particolare la sorella, che in questi anni si è tanto impegnata per la giustizia, la legalità, per la verità sui fatti che hanno portato tragicamente al barbaro omicidio di Gianluca, una verità cercata in maniera ostinata col sostegno di tanti. Poi siamo qui perché questa città è schierata contro la camorra, si costituisce il comune parte civile nei processi come questo di camorra, e quindi è un'amministrazione, una città che ha scelto la non violenza, l'impegno contro la camorra e per il riscatto dei territori, con tante associazioni, tanti cittadini che, devo dire, ogni giorno sempre di più si impegnano per liberare definitivamente le nostre terre dal crimine, in particolare dalla forma più insidiosa, che è quella del crimine organizzato.